Sì, buonasera a tutti, siamo con Mariano Ferro qui al Piazzale Marconi a Siracusa per questa protesta che sta vedendo comunque partecipe tutta l'Italia. Mariano, cosa ci vuoi dire? Ma non ho molto da dire, ho ascoltato oggi le televisioni, quello che ho da dire è che se vogliono massacrare, questa volta non ce la faranno, se vogliono massacrare una protesta fatta da cittadini che cercano i diritti, il lavoro e di guadagnare dal loro lavoro, io credo che avranno sbagliato mossa, ma l'avranno sbagliata pesantemente, perché questa volta non ci riusciranno. La volta scorsa, ancora ora, sta uscendo che noi siamo viva la mafia, viva i forconi. Meno male che questo procuratore della Procura della Repubblica di Caltanissetta, finalmente ancora c'è qualcuno che è onestamente, veramente intellettualmente onesto e che è una persona per bene, e che ha detto che i forconi con la mafia non hanno nulla a che fare, che non hanno a che fare con Forza Nuova, che non hanno a che fare con le forze di destra, che non hanno a che fare con tutte le forze di sinistra. Abbiamo a che fare con gente che lavora, che vorrebbe lavorare, che ha chiuso le aziende, che ha chiuso le imprese, che perde la dignità, la vogliamo riconquistare. Questo regime mediatico che vuole massacrarci sta sbagliando indirizzo. Questa volta, se vogliono reprimere la protesta con gli idranti e con tutto quello che verrà, non ce la faranno. Quindi noi siamo qua, vediamo di trovare delle mediazioni con le istituzioni. Non abbiamo assolutamente l'obiettivo di litigare con la polizia, assolutamente no. Se gli ordini sono quelli di andare a fare repressione, credo che il ministro dell'interno abbia sbagliato. Quindi una protesta comunque pacifica, per il momento c'è un sit-in pacifico, momento, ci sono persone qui, comuni come tutti noi comunque, che ovviamente hanno dei problemi e vogliono manifestare giustamente nel modo più consono a ciò che è una società civile, ma giustamente va comunque avanzato il dissenso, giusto farsi sentire. Ma cosa si prospetta per le prossime ore? Non lo so. Troveremo delle mediazioni sicuramente, perché non andiamo alle raffinerie, va benissimo, ma non possiamo stare in una gabbia che è questa, perché è diventata una gabbia questa piazza Marconi. Non siamo uccelli di gabbia, dobbiamo essere liberi, dobbiamo volare, e quindi vogliamo stare fuori da questa gabbia. Per la mediazione, cosa avete ricevuto, già qualche chiamata? No, ora ne parleremo. Siamo qui stasera per questo, perché non abbiamo voluto fare la forzatura di andare alle raffinerie, ma almeno dobbiamo comunque presidiare due punti a Siracusa almeno, dopodiché poi vedremo quello che succede. Va bene, no? Non abbiamo voglia di fare danno all'economia, non bloccheremo nessuno, al limite possiamo parlare con chi passa per 5 minuti, non succede la fine del mondo, non si distruggerà l'economia, ma di sicuro comunque vogliamo attenzione da questo governo, che invece di pensare al merito della protesta e chiedersi perché queste persone sono qua alle 22 di sera di domenica, io credo che debbano pensare a questo anziché pensare a quello che è il momento e come fare la repressione. Va bene, noi siamo qui, seguiremo l'evento. Sì, noi seguiamo l'evento per la libera informazione. Grazie Mariano. Rassegna Megarese ti dà voce. Raccontaci la tua disavventura. Denunciare i disservizi pubblici è un nostro dovere. Puoi contattarci su Facebook, sulla pagina Rassegna Megarese o chiamando al numero 329 37 64 993.